La nostra carrellata di donne della storia di Puglia prosegue con le singolari badesse mitrate. Nel 1266, Dametta Paleologo, che riuniva intorno a sé un gruppo di religiose provenienti dalla Grecia e dalla Romania, ricevette da Papa Clemente IV la mitria, il copricapo della dignità vescovile, insieme al pastorale e l'autorità di feudatario per esercitare il potere temporale. Per secoli le monache esercitarono ampiamente questo potere. La loro ascesa durò a lungo, fino al 1810, quando il re di Napoli, Gioacchino Murat, avviò la pratica di ascendenza napoleonica delle soppressioni dei monasteri. Iniziò la decadenza e nei primi anni del Novecento la comunità monastica si disperse. Ma il ricordo di questa singolare istituzione rimase nei libri storici e nella tradizione orale della città di Conversano. Donna Donata Acquaviva, badessa nell'anno 1612, e Donna Caterina Acquaviva di Aragona sono due delle numerose badesse appartenenti alla nobile famiglia dei Conti di Conversano. Sono così tante da far dire al monaco benedettino Giovanni Mongelli, per mettere in evidenza l'influsso della casata, da questo momento in poi, come nella vita civile di Conversano, così nella vita religiosa del monastero di San Benedetto, questa famiglia eserciterà il più forte influsso, tanto che a un certo momento si ha l'impressione che tutto si muova secondo i loro cenni e che tutto graviti intorno alla nobilissima famiglia. E così, dal XVI secolo, e così sarà fino a quando la famiglia Acquaviva d'Aragona manterrà il titolo comitale della contea di Conversano. A cavallo fra il XVIII e il XIX secolo, una strana suora sconvolse il convento e mise sottosopra la società aristocratica ed ecclesiastica di Conversano, Donna Peppina Bassi, appartenente, come molte monache, badesse e sacerdoti, ad un'antica prestigiosa generazione di benestanti conversanesi dalle radicate tradizioni religiose. Peppina entra in San Benedetto a soli 6 anni, ma mostra subito un carattere indipendente e fiero, insofferente alla vita monastica. La badessa Aurora Coltigil e la zia Rachele Bassi, subentrata alla Coltigil, la ostacolano in tutti i modi, spesso con argomenti pretestuosi. Ma Peppina non arretra, pur di difendere il diritto di disporre della propria esistenza, e le studia tutte, pur di non sottostare all'autorità paterna e a quella ecclesiastica. Che il diavolo vi porti! Malfidate, luride, stupide monache! Vieni, Natale, vieni! Vieni, portare via tutte queste maledette bestiacce, vieni! Vieni, prendi me per prima, me per prima! Voglio essere tuo sposo, Satana! Mi ucciderò! Mi ucciderò per venire con te, mi ucciderò per venire con te. Mi ucciderò così avrò la gloria eterna. La gloria eterna non voglio essere, non voglio essere la sposa di Gesù. E chi è? Chi è questo Gesù, Chi è? Che godimento mi può dare? Io voglio Satana, voglio. Voglio Satana. E mi ucciderò. Sì, mi ucciderò per andare con lui, mi ucciderò per andare con lui. Ma prima vi ucciderò tutte, tutte luride monache, vi ucciderò tutte. Vi ucciderò tutte. Eccellenza, la sentite, eccellenza? Urla così dalla mattina alla sera.
terrorizza le novizie, grida, urla, dice che è meglio vivere in un tugurio a fare la sguattera che stare in un monastero. Gli avevo dato il compito di celelaria e ha somministrato alle nostre consorelle vino andato all'aceto. E quando gli ho chiesto di restituirmi le chiavi della cantina, me le ha gettate in faccia! Avete provato a ventilarle l'idea che dopo di voi sarà lei la badessa con tutti gli onori e i diritti che le competono? Certo, eccellenza. Ma i galloni di badessa non sono interessati a lei. Quella posizione così tanto ambita dai bassi, per lei è una condanna. Vuole sciogliere i voti. Vuole uscire e vivere la sua vita fuori. Insomma, fa di tutto per essere cacciata. Donna Rachele, la vostra posizione di badessa e autorità vi consente di prendere qualunque decisione voi riteniate opportuna. Ma io consiglierei estrema prudenza. Attendiamo Monsignor De Gemmis, quale consigliere apostolico saprà ben consigliarci. Intanto la guarderemo a vista. Ma il tanto atteso delegato apostolico De Gemmis si guardò bene dal presentarsi a San Benedetto. Il pastorale di Badessa passò da donna Aurora alla zia di Peppina, donna Rachele, rigida guardiana di buon nome di famiglia. Nel 1802 comincia intanto a circolare la notizia della fuga dal monastero di San Benedetto di Massafra di donna Petronilla Tauro di Castellana. Invaghitasi di un tenente francese, lascia il monastero per poterlo sposare. Forte di tale precedente, Peppina intensifica i suoi tentativi, ma viene braccata, rinchiusa in una cella e guardata a vista. Per protesta smette la tonaca, non partecipa ai ritiri e rifiuta anche il cibo. E approfittando del momento in cui le consorelle sono riunite per attendere agli esercizi spirituali, sale sui tetti e si cala nell'attiguo convento delle Clarisse. Il padre non la riaccoglie e nel convento non può più rientrare. Un fallimento per la badessa Rachele Bassi. Si sente in colpa per non aver saputo capire e aiutare la nipote. La vita fuori dal chiostro si rivela una grande delusione per Peppina. Storie d'amore finite male, un tentativo di aggressione e stupro. Insomma, dopo 20 anni di deludente vita secolare, rimasta completamente sola dopo la morte dei genitori, a quasi 50 anni Peppina vuol tornare in convento, dove vive ancora la sorella Cherubina. All'eccellentissimo signor ministro, consigliere, segretario degli affari ecclesiastici di Napoli. Eccellenza, la corista benedettina del monastero di Conversano, Peppina Bassi, umile e supplichevole, espone all'eccellenza vostra come trovasi in difficoltà fuori dal monastero già da anni 20. Soffriva nel monastero della contrarietà per parte della comunità e si giunse fino a privarla dell'impiego a cui la superiore l'aveva destinata. In tali circostanze, per liberarsi di tali contrarietà, non seppe applicarsi a miglior partito e scendersene nel contiguo e sottoposto monastero di clausura di Santa Chiara. Non potendo contrastare la potenza dell'allora indipendente monastero di San Benedetto, fu forzata a ritirarsi presso i genitori. Spero indarno che, avendo perduto il monastero in tempo dei francesi la giurisdizione, fosse tolto lo scandalo
La meraviglia, eccellenza, è che l'attuale vescovo, Monsignor Simone, che avendo a tutto potere richiamato tutte le religiose che erano fuori, non richiamò a rientrarvi la supplicante, né si impietosì alle di lei lacrime. Possibile che egli tema, mentre altronde affetto di ferro la suddetta potenza estinta e fredda ormai, possibile? In tali circostanze richiama alla supplicante la giustizia dell'eccellenza vostra e la clemenza del re, per avere pietà di un infelice che rivendica il chiostro che ha professato. Tanto spera e l'otterrà singolarissima grazia, come da Dio. Conversano, 21 ottobre 1828. Io, Peppina Bassi, corista benedettina, supplico come sopra. Donna Luigia Netti, reverenda abbadessa, mi è pervenuta, attraverso gli affari ecclesiastici, una supplica da parte della corista Peppina Bassi, che, come sposa del crocefisso, pentita, chiede umilmente di rientrare nel monastero. La volontà delle monache è che la Bassi, che tanti commenti disonorevoli ha esposto alla nostra comunità, resti fuori dal chiostro. Incomprensibile, reverenda. Quando la Bassi era nel pieno del suo vigore giovanile, se ne denunciano le minacce e le intemperanze, ma non le si consente di andare via, anzi la si tiene segregata. Ora, che invece pentita, vecchia, è assolutamente non più in grado di metterle in atto, non le si permette di rientrare. Incomprensibile, davvero incomprensibile. È intervenuto nei nostri confronti persino il cardinale Odescalchi, che in un suo scritto a me pervenuto ha inviato le seguenti parole. Concludo, pertanto, rassegnando a Vostra Eccellenza il mio avviso che la religiosa Bassi possa e debba essere riammessa nel monastero di San Benedetto. Così io la penso. Mi sono affrettata a proporre alle religiose congregate in capitolo la possibilità del rientro della Bassi, ma le consorelle hanno deciso che per la moralità, la pace, l'ordine e l'economia della nostra sacra istituzione venga rilasciata alla Bassi la sua dote e le venga riconosciuto un assegnamento mensile pari a 10 ducati per le sue necessità, fuori dal monastero. Che il rientro della Bassi possa squilibrare l'economia di un ricchissimo monastero, fosse pur vero, le monache dovrebbero imputarlo solamente alla loro inflessibile durezza, che però graverà sulle loro coscienze. L'arcivescovo di Bari ha determinato che la Bassi debba rientrare nel monastero. Lo so, è giunta voce all'arcivescovo più volte che la Bassi, postasi a dormire assisa ad un sasso fuori dall'atrio del monastero, sia stata più volte scacciata, e le monache hanno avuto timore che i malintenzionati che più volte hanno abusato di lei potessero recare danno alla moralità e alla pace del luogo. È comprensibile tale atteggiamento. In quelle condizioni
sarebbero state costrette a vegliare tutta la notte. Di ben altre cose dovrebbero preoccuparsi le consorelle, che non della base. Voci dicono che ci sono molte questioni morali su cui porre l'accento riguardo al monastero. Si risparmi certe insinuazioni del popolo, eccellenza. Il nostro è un no deciso e definitivo. Il rientro dell'Abbassi intorbidirebbe tutte le consorelle e getterebbe ombra sulla moralità della nostra istituzione. È un no, eccellenza. Le mie consorelle e la badessa non vogliono entrare e io rientro con loro. I miei concittadini e i miei familiari mi disprezzano. Ho sperato nella clemenza. Ho chiesto perdono per le mie leggerezze giovanili. Ma non provo senso di colpa. No. Sono entrata in convento a 6 anni, non per mia scelta. Altri avevano deciso per me. I miei errori, le mie irruenze giovanili, il mio desiderio di conoscere quel mondo che mi era negato, hanno sconvolto tutte le gerarchie. Pagine su pagine, lettere su lettere di accusa, di difesa, tutto per tacitare le coscienze e allontanare la verità. Perché la verità è una. A Peppina Bassi è negata la clemenza. È meglio imporle il silenzio, una volta e per sempre.